sia fatta piena luce. Per questo chiediamo che adesso ci sia raccontata effettivamente la verità. Conosciamo la storia giudiziaria e civile di questo paese. Sappiamo che sono stati fatti dei processi a proposito della trattativa tra Stato e mafia. Non si tratta di dire non ci fidiamo, si tratta semplicemente di pretendere, ed è un nostro diritto, che le cose siano raccontate in maniera lineare, chiara, limpida, ne abbiamo bisogno. Vi invito ad intervenire e concludo dicendo che noi non ci immaginiamo nemmeno per un momento che la lotta alla mafia è finita perché abbiamo arrestato Matteo Messina Denaro. A dispetto di alcune, diciamo, eccessivi toni di euforia di alcuni politici che hanno detto che Cosa Nostra è finita, noi sappiamo benissimo che Cosa Nostra e i malaffari non sono finiti. E lo sappiamo perché una delle caratteristiche storiche di Cosa Nostra è proprio il suo rigenerarsi, il suo ricostruire delle relazioni politiche. A proposito delle relazioni politiche, siamo qui anche oggi per dire che la Procura di Catania in queste ore, proprio in questa giornata, mentre si arrestava Matteo Messina Denaro, ha anche lanciato un'inchiesta importante sulla gestione dell'Interporto, che ha acceso dei riflettori su una commissione tra malaffare e politica. Noi siamo qui anche per questo. Sì, abbiamo reputato opportuno ma anche doveroso partecipare a questa manifestazione. È chiaro che è una bella giornata non solo per le istituzioni ma anche per tutti i cittadini e soprattutto per tutte le vittime di mafia. È ovvio che quello che si chiede è la verità. Un personaggio mafioso come Matteo Messina Denaro, latitante per 30 anni, è chiaro che ha avuto coperture di un certo tipo. Pertanto noi chiediamo verità anche perché colui che è stato arrestato oggi sicuramente è il detentore di molte cose e molte segreti che non solo riguardano la mafia ma anche sicuramente anche la nostra politica e il nostro tessuto anche istituzionale trasversale. La storia insegna che i capi mafia, i grandi capi mafia, non abbandonano mai il territorio, così come fu per Nitto Santa Paola. Tutti lo davano all'estero, era qui, era in Sicilia, perché se si lascia il territorio si perde il controllo degli affari. Matteo Messina Denaro, come tutti i grandi capi mafia, come Totò Riina, come Provenzano, è sempre stato in Sicilia ed è sempre stato nella sua provincia. Non lo hanno catturato prima perché probabilmente non c'era la volontà politica di catturarlo, nonostante i grandi sforzi di magistratura e forze dell'ordine. Ha avuto delle grandi protezioni. No, noi siamo qua per tre ragioni. La prima ragione è per fare capire che è un momento straordinariamente importante, vogliamo esprimere il nostro più sincero e sentito ringraziamento alle forze dell'ordine, alla magistratura, ai lavoratori e alle lavoratrici della giustizia e della polizia che hanno consentito questo risultato. In secondo luogo vogliamo dimostrare che c'è grande preoccupazione. Noi qua abbiamo scritto adesso verità perché è inquietante che Matteo Messina Denaro sia stato arrestato solamente dopo 30 anni di latitanza, non in una località sperduta del Sud America o dell'Asia, ma nel centro di Palermo. Qualunque cittadina e cittadino siciliano l'avrebbe potuto incontrare nella fila per fare il tampone all'interno di una clinica privata. Il terzo elemento riguarda il ruolo della società civile. Noi siamo convinti di una cosa, non dobbiamo immaginarci la lotta alla mafia come una guerra tra guardie e ladri. Noi oggi volevamo essere in piazza, seppur con una manifestazione costruita all'ultimo momento con il passaparola, non certo una manifestazione di massa, ma volevamo essere in piazza per dimostrare che il popolo siciliano c'è. Non è solo una questione
tra sbirri e criminali, tra sbirri e mafiosi. È una questione che ci riguarda tutti e quindi per questi tre motivi oggi siamo. Cari amici, ancora il simpatico modo di radunarsi qua in piazza Giovanni Verdi dopo l'arresto di Matteo Messina di Raro ci vede impegnati un po' tutti a capire come sono andate le cose. Ma la sostanza è una: finalmente abbiamo assicurato alle patrie carceri italiane un latitante che da 30 anni veniva ricercato, Matteo Messina Denaro. Dopo il vostro Sandro Gaglio da Sigla Press, la buona serata a tutti.